Bianca Maria Niganello, conosciuta a Roccella come Bianca, una signora di Roccella Ionica, deceduta poco più di un anno fa, ha deciso di lasciare un'importante cifra, parliamo di 104.000 euro, al padre Francesco Carlino che guida la sua parrocchia. La maggior parte dell'importo deriva da una polizza sulla vita che la signora Bianca aveva fatto quando era in vita. Ora padre Carlino, in accordo con il vescovo Monsignor Francesco Oliva, ha ripartito la somma, secondo le volontà della signora Bianca, utilizzando gran parte della cifra per i lavori che stanno investendo, come abbiamo visto in un servizio realizzato dalla nostra emittente la settimana scorsa, la chiesa di San Nicola di Bari. Un piccolo importo sarà utilizzato per la celebrazione perpetua delle sante messe in suo suffragio e un altro, sempre secondo la volontà della signora Bianca, sarà utilizzato per aiutare i poveri dell'Africa. Abbiamo ascoltato il parroco Don Francesco Carlino e il responsabile dell'economato della parrocchia, il ragioniere Pino Curciarello. Sì, in realtà era necessario, da quando sono arrivato qui come parroco mi sono subito reso conto che era necessario con questo adeguamento liturgico. Abbiamo prima dovuto, come lei sa, pensare al restauro del santuario della Madonna delle Grazie, che è venuto veramente un gioiellino molto bello, apprezzato, dove si celebrano tanti matrimoni, vengono un po' da tutte le parti, un luogo molto bello. E bisognava pensare alla chiesa, da quando sono arrivato il mio cruccio è stato questo. Quindi bisognava mettere mano anzitutto alla parte, come vi ha spiegato il tecnico, della pavimentazione, rifare tutto la parte dell'adeguamento liturgico, proprio per adeguare lo spazio dove vengono celebrati i santi misteri a quelle che sono le norme del Concilio Ecumenico Vaticano II, che appunto ci ricorda che la comunità celebra con il sacerdote, quindi la presenza di Cristo è nella comunità, è nel sacerdote, nell'Eucarestia, nella parola, nella Chiesa stessa. E quindi è tutta una teologia liturgica che abbiamo dovuto, di cui abbiamo dovuto tener conto. Ecco, quest'opera è finanziata dalla CEI, dalla parrocchia, ma c'è stato un inaspettato lascito di una vostra fedele che ha deciso di lasciare un importo importante per lei, è destinato anche alla ristrutturazione della Chiesa. Esatto, diciamo che i lavori della Chiesa per il 70% sono a carico della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che ce li dona dall'8 per 1000, bisogna sottolinearlo, mentre un restante 30% resta a noi. E quindi questo 30% attualmente per noi arriva sulle 150-160 mila Avete euro. coperto gran parte dell'importo. E allora, ecco, noi nel mese di ottobre mi sono ritrovato in maniera veramente inaspettata a un grande gesto di una carissima nostra amica e fedele che ci ha lasciati l'anno scorso, nel mese di novembre del 2021, Bianca Maria Riganello, che quindi ha lasciato la parrocchia una cifra globale di 103.800 grosso modo euro, e quindi questo sono stati tutti messi sul conto della parrocchia, e con questo noi possiamo già coprire una piccola parte. Perché? Perché secondo le volontà di Bianca una parte deve andare per le missioni in Africa, per cui il nostro vescovo, che è stato subito informato di questo lascito, giustamente ci ha detto la parte che deve essere per la Chiesa e poi la parte che trasferiremo a due diocesi povere dell'Africa, una del Congo e un'altra diocesi nel Sud Sudan, dove c'è Monsignor Carlo Assare, il vescovo che è stato l'anno scorso oggetto di un'attenzione. Gli hanno sparato le gambe, è una diocesi povera, per cui un mio alunno che oggi è diventato vescovo, che abbiamo avuto ospite nel mese di settembre, che è vescovo di una diocesi poverissima all'interno della foresta equatoriale, e Monsignor Carlo Assare, a queste due diocesi daremo appunto, come era volontà di Bianca, una parte di questo lascito, perché è un dovere morale, insomma. Frequentando anche i comuni della zona e avendo a che fare anche con tanti sindaci,
quando si parte con delle opere, principalmente opere di importanza rilevante, si parte con un quadro economico, dopo strada facendo si finisce ad avere sempre bisogno di altre somme per completare tutti gli interventi. Questi due interventi sono stati interventi molto importanti, sia nell'ammontare sia per quanto riguarda i lavori. Quanto è l'ammontare complessivo? L'ammontare complessivo adesso per il primo intervento è intorno a 300 e più mila euro, per il secondo intervento siamo sui 90.000 euro. Quindi superiamo, qua saremo a 400.000 euro. Diciamo che per quanto riguarda il bilancio della parrocchia, quindi quello che dovrebbe essere l'apporto dei fedeli, è l'importo in circa adesso sui 140.000 euro. Come diceva prima Padre Francesco, siamo stati tra virgolette anche un po' fortunati in tutto questo, no? Questo sì, perché al lavoro iniziati vi siete ritrovati, sì, quindi non ve l'aspettavate, no. Come qualcuno potrebbe dire, la provvidenza divina. Padre Francesco ci ha insegnato, anche in questo caso abbiamo anche potuto vedere, lui essendo anche missionario in Africa ci parla sempre di questa provvidenza. Noi tanto come consiglio affari economici non è che ci credevamo molto, perché è il fatto stesso economici, vediamo più un po' al sodo, no? Quindi il problema era meno allo spirito e più alla sostanza. Però è arrivata effettivamente questa cosa che un po' sicuramente ci aiuta molto, perché come diceva prima Padre Francesco, e sicuramente anche i progettisti, quest'opera dell'adeguamento liturgico è a totale carico della parrocchia, quindi sicuramente ci ha aiutato. Non diciamo che con quelle somme andiamo a coprire tutto l'intervento, ma buona parte dell'intervento sarà coperto, quindi secondo me Se vuoi ti faccio una mia considerazione del tutto personale, lasciando da parte l'aspetto economico, questi sono stati due gesti molto importanti di cui la collettività roccellese deve tenere presente. Il gesto principale è quello di Bianca Maria Ligranello, dell'amica Bianca, che comunque ha voluto fare questo anche all'insaputa di tutti noi, di fare questo bel gesto.